Parla un po' di una mascherina, la distanza. Possiamo andare? Prego. Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie a tutti quelli che sono in presenza e a quelli che ci seguono in streaming per questa giornata di divulgazione dei risultati della ricerca sul riso. Il CREA si presenta agli operatori e anche agli onorevoli presenti, intanto ringraziamo subito il sottosegretario Gianmarco Centinaio che ci ha onorato della sua presenza e gli onorevoli sono qui presenti. Si presenta, dicevo, il CREA con tutti i suoi principali ricercatori, qui presenti i direttori dei centri Chioni, Roversi, in Porto, quindi abbiamo veramente il cuore della ricerca sul riso. Per fare che cosa? Un punto su una delle colture più prestigiose che l'Italia ha, noi produciamo oltre il 52% del riso europeo, siamo veramente un punto chiave della risicoltura mondiale, sotto il profilo della qualità, sotto il profilo della varietà genetica, sotto il profilo anche dell'innovazione tecnologica. Anche se siamo piccoli, siamo guida anche per paesi che hanno produzioni molto più grandi. E quindi affrontiamo sfide che non sono più solamente quelle produttive, ma sono quelle della sostenibilità, dell'uso dell'acqua, della lotta a nuovi patogeni, sfide che sono sempre più trasversali. Ecco perché il CREA si presenta con una serie di centri che svolgono ricerche che non sono specificamente sul riso, ma che riguardano il riso. E guardate che sarà sempre più trasversale questo tipo di ricerca. Due settimane fa c'era Mahfrut Cesena a Marimini. Abbiamo fatto una piccola analisi sulle ricerche dell'ortofrutta. Ebbene, quelle specifiche sull'ortofrutta che il CREA fa sono una novantina. Ma a fianco ce n'erano 470 che comunque riguardavano una pianta da frutto. E con il sorriso la stessa cosa. Alle ricerche specifiche sul riso si affiancano ricerche sui modelli di predittività delle colture, di resistenza agli stress idrici generali, di resistenza agli stress ambientali, di resistenza a patogeni che non sono specifici del riso ma che colpiscono anche il riso. Quindi sempre più la ricerca è trasversale, sempre più dobbiamo offrire delle soluzioni agli agricoltori articolate. L'uso dell'acqua non riguarda solo il riso, riguarda il mais, riguarda moltissimo. Ora, cedo quindi la parola a Nicola Pecchioni, e il senatore Centinaio concluderà poi questi lavori. E veramente grazie a nome del CREA e a nome della risicoltura italiana. Lascio la parola a Nicola Pecchioni, che dirige il centro più specifico del riso. Grazie, buongiorno. Ho l'onore di iniziare questa carrellata di, diciamo, risultati della ricerca del CREA, partendo della ricerca genetica e dell'innovazione del miglioramento genetico per la sostenibilità della risicoltura italiana. Di fatto tutta la ricerca genetica oggi, anche quella in risicoltura, è concentrata assolutamente sul tema della sostenibilità, perché siamo davanti a sfide che sono, diciamo, così grandi che non possono essere affrontate neanche da soli con la ricerca genetica, ma almeno bisogna che si converga verso alcuni obiettivi. Gli obiettivi che abbiamo affrontato sono diversi, come quello di aumentare la resistenza ai patogeni, parassiti, insetti, aumentare la tolleranza a stress ambientale, l'efficienza delle risorse, modificare l'architettura della pianta perché sia maggiormente
adatta alle condizioni di cambiamento climatico e sfruttare anche le interazioni positive con microrganismi, quindi per evitare un ricorso soltanto alla chimica, e migliorare la qualità e le caratteristiche nutrizionali, perché la risicoltura, soprattutto nel nostro paese, è importante anche in questo aspetto. Oggi in realtà vi parlerò dei tre obiettivi, diciamo quelli che avete evidenziato in rosso, cioè quelli su cui ci sono risultati più pronti, in cui le ricerche hanno già portato dei risultati, diciamo oggi, ma non noi. Ovviamente il lavoro è, come si dice, in progress su tutti questi temi. Per quanto riguarda le resistenze genetiche a patogeni e parassiti, diciamo, le ricerche che sono in atto e che presenteremo oggi sono quelle di nuovo in rosso, quelle sulle resistenze al grusone del riso, quindi a Magnaporto rise, alla fusariosi, anche detta bacane, al fusario fujikuroi, e mentre sono in corso altre ricerche sulle resistenze nematodi, che sono un problema emergente anche molto serio del riso, e una batteriosi sul quale si sta facendo uno screening di germoplasma. Infatti, diciamo, il germoplasma è un elemento importante che nei nostri strumenti di ricerca, perché abbiamo una collezione di riso con alcune centinaia di eccezioni coltivate, ma anche selvatiche. E per quanto riguarda il grusone, che è un grande problema per il riso in Italia e in Europa, per cui diciamo sì, la strategia oggi di difesa sostanzialmente agrochimica, e per cui la tempestività dell'intervento è molto importante. Possiamo dire invece che la diffusione delle resistenze nel panorama varietale, questo parlerà su 100, un campione di 180 varietà, sia assoluta resistenza elevata, sia abbastanza ridotta, cioè in termini percentuali. Sono poche le varietà resistenti o molto resistenti al grusone. Il grusone, tra l'altro, è una malattia, un patogeno che tende a scavalcare le resistenze che sono introdotte, quindi bisogna andare a cercare anche resistenze durevoli, cioè che durino di più, diciamo, meno diciamo, soggette a essere scavalcate dalla derivazione del patogeno. Per questo ci sono studi a livello mondiale che hanno individuato più di 100 geni di resistenza e 350 QTL. Quando vi parlerò di QTL anche nelle successive diapositive, vi sto parlando di una posizione nel genoma del riso, su uno dei 12 cromosomi del riso, sotto la quale c'è probabilmente un gene, quasi sicuramente un gene, o alcuni geni, che mi modificano il carattere in positivo o in negativo. In questo caso noi cerchiamo quelli che mi modificano il carattere in positivo, e carattere in tipo quantitativo, cioè che si misura numericamente. Cosa è stato fatto? È stata fatta una ricerca, si chiama trascrittomica, cioè per andare a identificare quali sono i geni che sono maggiormente espressi in presenza del patogeno, perché tra questi è possibile che ci siano i geni che siano causativi della resistenza. E il modello che si è utilizzato è il gigante Vercelli, che è una varietà storica qua del Vercellese, che ha una resistenza durevole abbastanza, diciamo, di lungo periodo, diciamo, di lungo corso, e diciamo come altro esempio il Giannone Nano, che invece è una varietà suscettibile ma di elevata qualità, che è una varietà del Crea. Quindi nel confronto tra questi due, diciamo, sistemi, si vanno a identificare i geni che sono differenzialmente espressi. Grazie a questa ricerca sono stati individuati un certo numero di geni differenzialmente espressi, ma andando poi a vedere più nel dettaglio di cosa si tratti, si è visto che abbiamo costruito degli interi, come si dice, pathway, cioè percorsi metabolici che portano alla difesa della pianta, quindi con enzimi e geni responsabili dell'induzione di proteine di difesa all'interno, diciamo, del gigante Vercelli. Quindi questo aumenta la conoscenza sul numero e sulla qualità dei geni che portano alla resistenza. Poi abbiamo usato due approcci genetici, uno sempre utilizzando il gigante Vercelli, quindi con un incrocio tra gigante Vercelli e Donne Nano,
E poi un altro approccio, diciamo, che si chiama GWAS, che è un'associazione, praticamente un'identificazione della posizione del gene attraverso un'analisi, una scansione dei dati genetici e dei dati di resistenza di un numero elevato, generalmente sopra 200, in questo caso erano 300 cessioni. In questa maniera, con questa metodologia, si riesce a identificare le posizioni e i geni sottostanti, perché il riso è molto ben caratterizzato con il disse genomico, che portano alla resistenza. Con questi due approcci diversi, in queste due diverse ricerche, abbiamo identificato due geni responsabili della resistenza durevole del gigante Vercelli, sul cromosoma 1 e sul cromosoma 4 del riso, e poi a fianco abbiamo un certo numero, una decina di altri geni responsabili della resistenza e prima non noti, quindi prima non erano stati identificati, e quindi con questo, diciamo, con queste due vie abbiamo identificato un numero di geni di resistenza che possono essere usati nel miglioramento genetico. Siamo andati ancora avanti perché su questa malattia, diciamo, le ricerche sono state più, sono state anche, diciamo, sono partite anche diversi un po' di anni fa, e oggi possiamo utilizzare alcuni di questi geni per andare a selezionare all'interno, diciamo, di una popolazione di miglioramento genetico chi si sta portando appresso, diciamo, dopo l'incrocio, il cosiddetto allele, cioè la variante resistente di un gene resistenza. In questo caso l'eredità parentale suscettibile, questo individuo erede le due varianti, questo sarà scartato perché è suscettibile, ma noi selezionando quelli, solamente quelli che portano la variante resistente, riusciamo sostanzialmente a introdurre queste resistenze in maniera guidata in laboratorio. Non si tratta di modificare niente, nessuna mutazione, soltanto, diciamo, di guidare il processo di selezione anche in laboratorio. Qua sono alcuni incroci, uno dei più seguiti, quello, insomma, sono diversi incroci seguiti con varietà sia nostre ma anche non nostre, con degli donatori, diciamo, di resistenze, che spesso hanno, diciamo, delle caratteristiche agronomiche non favorevolissime, ma che poi devono essere recuperate si dice sul background, cioè si dice, noi diciamo tecnicamente sul background, cioè sulla capacità produttiva delle varietà nostre, europee, italiane, le varietà elite sostanzialmente. Per quanto riguarda la fusariosi, questa è una malattia un pochino meno, diciamo, rilevante rispetto a quella del brusone, ma su questo, diciamo, c'erano poche conoscenze sulla resistenza. È stata fatta una ricerca, diciamo, che prima è andata a valutare sul panorama di varietale e di accessioni quale fosse, diciamo, il livello di resistenza in presenza della malattia. In questo caso la fusariosi annienta completamente il controllo, diciamo, la varietà suscettibile. In questo caso, pure in presenza del fungo, la varietà resistente ha comunque un certo numero di individui che sopravvivono. L'approccio utilizzato è stato quello sia, diciamo, della screening germoplasma. Qua abbiamo sulle canne d'organo più elevate le varietà con un maggior livello, diciamo, di resistenza rispetto alle varietà che hanno un minore livello di resistenza, quindi si vede che c'è una variabilità sulla quale si può agire con il miglioramento genetico per andare a migliorare il carattere. E poi in questo caso sono stati individuati alcuni con lo stesso approccio che abbiamo chiamato GWAS, cioè questo screening e associazione genetica su questa popolazione molto ampia. Sono stati individuati sicuramente due geni con un maggiore, diciamo, impatto sulla resistenza e altri, diciamo, con un impatto minore sulla resistenza. Questo per quanto riguarda sono gli esempi che vi porto per quanto riguarda la resistenza, perché l'introduzione di resistenze per noi è importante, sarebbe importante anche nel riso biologico, come nel riso convenzionale, per raggiungere, diciamo, dei livelli produttivi elevati in un contesto, diciamo, dove il ricorso all'agrochimica è sempre meno possibile. Andiamo a vedere il risparmio dell'acqua, l'adattamento a coltivazione aerobica.
approccio simile, molto simile, 300 cessioni. Abbiamo, diciamo, all'interno di un progetto molto importante che è finanziato in regione dalla Fondazione Ager, delle fondazioni bancarie, dal consorzio di fondazioni bancarie che si chiama Resinnova, che è incluso. Avevamo una prova in sommersione convenzionale e una prova di questa cessione in coltivazione aerobica. Siamo andati ad analizzare 12 caratteri, come si comportavano queste 300 cessioni per questi caratteri. E con questo studio abbiamo identificato variabilità, diciamo, elevata per alcuni caratteri, per altri meno, e sono stati identificati con questo studio, diciamo, una varietà con un buon rapporto peso delle pannocchie in asciutte rispetto alla sommersione, quindi attorno a 1 o anche qualcuna superiore a 1, le altre abbastanza sotto il rapporto di 1 come peso delle pannocchie, e poi alcune che invece avranno un rapporto molto superiore a 1 tra l'asciutta e la sommersione per il peso dei 1006, in questo caso un peso del 106. Fatto questo, fatta l'associazione genetica a loci, diciamo, di responsabili di questi caratteri, sono stati individuati i geni che regolano questi caratteri, diciamo, in condizione di asciutta per il riso. E quindi anche in questo caso abbiamo, diciamo, dei geni a disposizione sui quali agire con il miglioramento genetico. Anche i caratteri delle radici possono essere importanti, noi pensiamo che siano importanti per condizioni, diciamo, di non completa sommersione del riso, perché un riso con una radice che si approfondi nel terreno è in grado di, diciamo, di andare a pescare acqua di falda in maniera meno più facile, quindi senza incorrere in stress, a condizioni di stress, rispetto a un riso che invece ha una radice che galleggia di più. Quindi abbiamo, diciamo, con lo stesso approccio sostanzialmente di screening di una collezione di cessioni, abbiamo valutato, questo è dato dalla lunghezza della radice molto variabile, ma non soltanto la lunghezza totale della radice, anche una serie di altri caratteri, diciamo, della radice, come la superficie, diciamo, coperta della radice, lo spessore delle radici, quindi diversi altri caratteri sono stati rilevati presso Crea GB di Fiorenzo Ladarda in un rizotrone, sono stati rilevati di questi caratteri, poi sono stati è stata fatta, diciamo, qua per esempio avete un esempio di una varietà con un arborio che ha una lunghezza radicale abbastanza rilevante, o questa invece con una varietà, mi sembra giapponese, con una asiatica con una lunghezza invece molto più ridotta. In base a questi dati abbiamo fatto lo stesso, diciamo, un sistema con la scansione, diciamo, l'associazione tra marcatori molecolari e dato, diciamo, di caratteri della radice. È stato trovato che sul cromosoma 4 associato alla lunghezza della radice un solo, diciamo, cosiddetto QTL, quindi queste posizioni in genoma molto importanti sotto la quale ci potrebbe essere un gene o più geni rispetto ai caratteri. Lì abbiamo trovato una, così dice, posizionamento, colocalizzazione con un altro QTL, già noto nella ricerca internazionale, che regola anche il numero di culmi in condizioni di stress idrico. Ecco, quello è un gene molto interessante per il carattere e lunghezza della radice, sul quale, diciamo, andare diciamo, ad agire anche con il miglioramento genetico. Arrivo in fase conclusiva, diciamo, a parlarvi di TEA. Con il CREA abbiamo iniziato un progetto molto ambizioso, che è quello di, diciamo, studiare come, diciamo, queste tecnologie evoluzione assistita, queste mutazioni indotte, diciamo, nelle piante, da un punto di vista genetico, senza, diciamo, una fase di transgenesi, ma soltanto andando a inserire delle mutazioni, diciamo, che poi vengono conservate all'interno delle varietà, conoscendo bene i geni che andare a mutare, quindi in maniera molto mirata andare a migliorare alcune caratteristiche in maniera, diciamo, biotecnologica, in maniera, diciamo, assistita, cioè come se stessimo, appunto, inserendo mutazioni, di fatto inserendo mutazioni. E ci siamo concentrati, il riso partecipa a questo progetto, con la sede di Vercelli, di CRAC, con il CRAC-GB, diciamo, in collaborazione anche con l'Università di Milano, e per migliorare, diciamo, tre caratteri: l'efficienza dell'uso dell'acqua, modificando l'angolo di crescita della radice,
l'efficienza dell'uso dell'azoto usando una variante genica più efficiente entre azoto e nitrato, e qua devono essere noti tre geni, diciamo, obiettivo per inserire la mutazione. Questo si chiama NRTB1, il trasportatore nitrato, questo si chiama DRO1 di Perutin, e questo invece per migliorare l'architettura della pianta, sono arrivando a fumi più resistenti all'allattamento, a maggior produzione, quindi fumi più spessi e più resistenti, si chiama IPA1. Ok, l'idea è quella, diciamo, sono tre approcci molto, molto precisi. Per esempio, per DRO1 vogliamo andare a inserire mutazioni nelle regioni bersaglio della regolazione negativa a parte l'ossina. Per NRTB1 introdurre una variante più efficiente, e per, diciamo, per IPA1 inserire mutazioni nelle regioni, sono sempre in regioni regolative, quindi andando a modulare la regolazione dell'espressione di questi geni. E lo facciamo nella varietà modello di nano. Il primo risultato che abbiamo ottenuto, e questo abbiamo ottenuto, questo è stato ottenuto recentemente presso l'Università di Milano, due piante, diciamo, che sono entrambe, che hanno entrambe mutazioni eterozigosi, che andranno portate alla mutazione fissa, quindi nella linea, diciamo, Viadone Nano, e che praticamente vanno a modificare quello che volevamo, cioè vanno a inserire una mutazione in RE1. RE1 è la zona regolatrice del gene, DRO1, che generalmente, diciamo, che è inibita dalla presenza dell'ossina, cioè di questo ormone vegetale. Se noi andiamo a rendere insensibile questa regione regolativa, il gene viene espresso maggiormente e la radice assume un angolo molto più diretto verso, diciamo, verso il terreno, quindi più gravitropica, che si allunga maggiormente in profondità. Quindi questo dovrebbe poi essere validato con il, diciamo, fenotipicamente, cioè validato per verificare se veramente la radice si allunga di più e è meno, diciamo, suscettibile allo stress idrico. Però questo è già un risultato pronto. Gli altri due geni abbiamo risultati un po' più indietro. Qua abbiamo invece già due piante sostanzialmente che dovranno andare assieme e di cui si dovrà verificare, diciamo, sia lo multicorso, va selezionato lo multicorso e verificato per altre. Finisco, spero di essere stato in tempo, direi di sì. Alla fine noi pensiamo che la via del futuro che dobbiamo seguire sia quella di costruire genotipi che abbiano geni veramente positivi accumulati, in modo che si chiama, diciamo, costruzione dei parentali. Costruendo i parentali, sono per incroci anche convenzionali e tradizionali a disposizione, diciamo, del miglioramento genetico, si inseriscono con un numero più elevato di caratteri. Ho veramente concluso, devo soltanto ringraziare, diciamo, i centri che hanno operato per raggiungere questi risultati, GRACI, GRACB e GRADC. E poi gli enti, diciamo, di ricerca, istituti di ricerca nazionali, come il Parco Teologico Padano, l'Università di Torino, l'Università di Milano, il CIESI di Trieste, le istituzioni internazionali con le quali si è collaborato, si sta collaborando in questi, diciamo, progetti di miglioramento genetico, di conoscenza, diciamo, genetica. Una specie credit, come si può dire, anglosassone, Walter Professor Gian Piero Valè, che oggi è un IUPO sede Vercelli, che sono stato il promotore di molte di queste ricerche innovative che sono state condotte qui presso il CREA e che oggi è l'università qua in sede a Vercelli. E poi ovviamente a tutto il personale, dal primo all'ultimo a sede di Vercelli, che ha contribuito con il proprio lavoro al raggiungimento di questi risultati. E grazie per l'attenzione, e, diciamo, ho concluso, posso, diciamo, uscire dalla presentazione. Sì, adesso introduciamo, direttamente il dottor Monaco, che oggi è CREATI di Torino, che ci parlerà di una presentazione, diciamo, tipo più agronomico. Prego, Stefano. Lo studio di sistemi risicoli sostenibili di fronte alle sfide dei cambiamenti climatici. Un quarto d'ora di tempo. Grazie.
buongiorno a tutti, grazie per la partecipazione, grazie mille per l'invito. Vi parlerò in questa presentazione dello studio di sistemi risicoli sostenibili di fronte alle sfide dei cambiamenti climatici. La presentazione è strutturata in due parti, una prima parte introduttiva che riguarda il tema e i concetti di base sui cambiamenti climatici in relazione in particolare alla risicoltura, e poi una seconda parte in cui presenterò alcune delle attività di ricerca e dei risultati su queste tematiche. Venendo quindi alla prima parte introduttiva, alcuni concetti che sono molto importanti per capire il contesto delle attività di ricerca. Il primo aspetto è quello appunto che riguarda i dati sui cambiamenti climatici. Come sapete tutti quanti, la situazione è molto grave. Quest'anno è stato da poco pubblicato il sesto report della IPCC, che fornisce ulteriori dati e evidenze scientifiche relative ai cambiamenti climatici. Oltre ai dati che vengono forniti dall'IPCC, ci sono ovviamente osservatori a livello europeo, nazionale e regionale, che sono molto importanti, ma oggi ovviamente parliamo del RISE, quindi parliamo dei cambiamenti climatici, in particolare per quello che riguarda le regioni risicole italiane, quindi del nord Italia, dove è concentrata la maggior parte della produzione risicola italiana e europea. Per quanto riguarda quindi queste aree, in questa presentazione riporto qui alcuni dati di sintesi di un report recente della regione Piemonte. Allora, per quanto riguarda le temperature, ovviamente come atteso è stato registrato negli ultimi decenni un aumento delle temperature medie. Questo aumento però, per quanto riguarda le regioni risicole, è superiore all'aumento della temperatura media globale. Inoltre si registra negli ultimi anni un'accelerazione del riscaldamento. Altri aspetti importanti per quanto riguarda l'aspetto delle temperature, le temperature, sono ovviamente il fatto che sono stati registrati valori estremi, quindi su tutte le stagioni, in particolare estive, e poi un altro aspetto molto molto importante perché riguarda le riserve idriche, innalzamento dello zero termico negli ultimi anni. Relativamente alle precipitazioni, lo stesso report riporta una diminuzione negli ultimi 30 anni del 4% delle precipitazioni annuali, però un aspetto decisamente critico è la modifica del regime pluviometrico, con la riduzione delle piogge invernali del 14%, l'aumento dei giorni di siccità e ovviamente anche l'aumento delle piogge intense, e che vedremo quindi poi gli impatti quali possono essere. Infine, quindi, il tema che è quello, diciamo, che per la risicoltura è decisamente importante, dato il legame del riso con l'acqua, cioè il tema delle riserve idriche, quindi una diminuzione registrata delle disponibilità idriche in forma nivale, anche per la diminuzione delle precipitazioni nivali, in particolare nella media montagna. Un altro aspetto introduttivo molto importante per contestualizzare l'attività di ricerca è quello che riguarda le emissioni di gas climalteranti e del contributo della risicoltura su questo fronte. Allora, a sinistra vedete nell'immagine uno schema dell'IPCC in cui sono riportate le fonti di emissioni dai campi e dall'allevamento. Quindi, qual è la particolarità del riso? La particolarità del riso è, come potete vedere qui, il fatto che per lunga parte del ciclo colturale il riso è in sommersione. Questa pratica determina delle condizioni di anaerobiosi e quindi delle emissioni di metano, che è un gas climalterante molto importante. Vediamo però anche, diciamo, dei dati relativi a quelle che sono le emissioni di metano, e parliamo un attimo della situazione italiana. In Italia ovviamente il riso rispetto a altre, diciamo, rispetto alla SAO e altre produzioni italiane è come superficie più contenuto. Se consideriamo quindi le emissioni totali del settore primario, che sono state stimate da ISPRA pari a circa il 7%, come potete vedere nella torta,
Le emissioni dirette da metano dalle risaie, per quanto riguarda l'Italia, sono pari al 5%. Un aspetto importante da precisare è che quando qui riportiamo il 7% di emissioni del settore primario, non è soltanto le emissioni del comparto, diciamo, produzione di cibo o agricoltura, perché mancano le emissioni indirette, in particolare quelle per produrre fattori utili, fertilizzanti, e poi per quanto riguarda poi la trasformazione. Per riportare un dato, nei paesi industrializzati l'impronta del settore della produzione alimentare è intorno mediamente al 25%, e lo riprendiamo poi dopo. Ultimo aspetto molto importante per noi che siamo ricerca, abbiamo detto per quanto riguarda l'Italia, il 5% di emissioni di metano dalle risaie, ovviamente su scala mondiale, invece il processo è molto più importante perché la risaia è il riso, una coltura primaria di primaria importanza, quindi molto presente come superfici, e quindi su scala globale le emissioni da risaia, sempre come forma di metano, sono pari al 12% circa. Veniamo adesso quindi a vedere un attimo come si traducono questi dati in aspetti che riguardano l'agricoltura, in particolare quella italiana. Quindi abbiamo detto che anche nell'introduzione a queste presentazioni il riso è un settore di eccellenza particolare per l'Italia e quindi per l'Europa, dato la dimensione europea della produzione italiana, ma effettivamente è un settore che ha un'elevata vulnerabilità. In estrema sintesi, prima di tutto per il legame fortissimo, quindi le esigenze di acqua, di forti quantitativi di acqua per le sommersioni, poi perché il riso è concentrato ed è prevalentemente in monocoltura, quindi un impatto diciamo così, sulle coltivazioni in alcune aree dove il riso è la coltura diciamo, presente. Con una superficie molto, molto elevata, e poi perché le aziende risicole sono molto specializzate, quindi diciamo il concetto di transizione ecologica, ovviamente per il settore risicolo, ha delle caratteristiche peculiari. Per quanto riguarda gli impatti, molto velocemente, quindi abbiamo il problema appunto della carenza d'acqua, ne parleremo forse dopo una discussione. Quindi minore disponibilità, maggiori stress sia idrici che anche termici per il ruolo che ha la sommersione del riso, gli eventi estremi con danni diretti e poi mi preme dire anche gli altri effetti, ovviamente l'aumento di stress biotici, quindi nuovi patogeni dovuti appunto al cambiamento del clima e poi soprattutto un aspetto molto importante, il fatto che il contesto di cambiamento è sicuramente variabile tra gli anni, ma anche incerto, quindi molto difficile, quasi impossibile in questo momento capire esattamente quali sono le soluzioni, perché non sappiamo esattamente fin dove e come saranno i cambiamenti. Per quanto riguarda le possibilità di adattamento, questa è una parte, diciamo così, che è particolarmente rilevante per la nostra attività di ricerca in agronomia. Parliamo appunto degli studi che vengono effettuati sulla gestione dell'acqua, sul miglioramento varietale, come abbiamo parlato prima il dottor Pecchioni, lavorazioni, innovazioni di mezzi tecnici, alcune diciamo, possibilità di cui vi parlerò tra pochissimo. Per quanto riguarda invece la mitigazione dei cambiamenti climatici vuol dire sostanzialmente la possibilità di ridurre le emissioni di gas climalteranti, quindi in questo caso qui in particolare dalla risicoltura. E poi anche vuol dire il miglioramento delle emissioni di pool di carbonio, quindi di carbonio che è contenuto anche nel suolo, delle biomasse vegetali, ovviamente nei residui colturali, quindi questo è un altro aspetto importante che va gestito. Anche con l'opportunità per il settore agricolo anche di avere del sequestro del carbonio, cioè il fatto di immagazzinare il carbonio e quindi ridurre in qualche modo il bilancio delle emissioni. Infine, come dicevo prima, per il tema mitigazione molto importante sono la riduzione delle emissioni indirette, in particolare quelle che pesano molto per il settore agricolo in generale sono quelle dovute alla produzione di input chimici, in particolare fertilizzanti, e poi ovviamente l'utilizzazione energetica, l'uso di combustibili fossili per la meccanizzazione oppure per l'essiccazione, eccetera, eccetera. Veniamo quindi a presentarvi alcuni
ricerche e risultati in questo contesto. Quindi, innanzitutto, ovviamente, vi vorrei parlare di alcune attività di ricerca che sono state fatte relative alla gestione dell'acqua e alla tecnica di irrigazione alternative. Come diciamo l'introduzione, ovviamente questo discorso della gestione dell'acqua riguarda sia l'aspetto delle possibilità di adattamento che, come vedremo dopo, anche di mitigazione ai cambiamenti climatici e poi alcune altre attività di cui vi parlerò tra pochi istanti. Qui avete delle immagini relative a dei dispositivi sperimentali che sono stati messi a punto in questi anni di ricerca, in diversi progetti di ricerca, prevalentemente qui al CREA di Vercelli. In alto un'attività di ricerca già presentata dal professor Pecchioni che riguarda sostanzialmente il riso irrigato per scorrimento, quindi in cui la sommersione viene eliminata. Quindi viene irrigato in maniera completamente diversa da quello che viene fatto in Italia. Poi nella parte centrale invece vedete un'attività di ricerca all'interno di un progetto internazionale che ha visto la messa a punto di un sistema alternativo in cui invece la sommersione viene solo un po' limitata come durata per ridurre i giorni di sommersione, ma limitando gli stress al riso, e questo è un progetto che ha riguardato anche le regioni risicole francesi e spagnole. E infine cito soltanto delle attività invece sul sistema di irrigazione molto più estrema, non qui della zona del nord Italia, ma una sperimentazione effettuata in centro Italia, su sistemi risicole che interessano però anche altre realtà mondiali in cui il riso non è coltivato comunque per sommersione, ma anche con tecniche irrigue di tipo diverso. Alcuni dati relativi a queste attività. Per quanto riguarda le tecniche irrigue senza sommersione, quindi il cosiddetto riso aerobico, ovviamente, come potete vedere da questi dati che vi porto qui, molto semplici, stiamo parlando di tecniche che riducono in maniera importante le produzioni di riso. Quindi cosa servono? Servono per innanzitutto individuare, come dicevamo prima, quelli che sono però delle varietà o caratteri genetici di adattamento a condizioni di stress, e quindi permettono un'attività di ricerca. Dal punto di vista della ricerca permettono anche di studiare meglio il bilancio idrico e i sistemi di irrigazione, magari anche quelli di precisione. Per quanto riguarda invece le tecniche moderate, quindi in particolare parliamo di questa tecnica AVD, che consiste solo nella prima parte del ciclo del riso effettuare delle irrigazioni saltuarie, e poi dalla creatura in avanti invece nel riso di sommersione. Effettivamente è stata messa a punto anche a livello internazionale proprio per evitare le perdite di produzione, e abbiamo potuto valutare anche altri effetti benefici di questa tecnica. Molto importante, come accennavo prima, però, come il cambio e quindi il passaggio, il test di nuovi sistemi di irrigazioni può avere effetto però sulle emissioni. In particolare, appunto, noi ci aspettiamo che riducendo i periodi di sommersione riduciamo le emissioni di metano, come si vede molto schematicamente in questo grafico, però in condizioni invece di ciclo sommersione asciutta aumentano le emissioni di protossido di azoto, che è un altro gas climalterante, e quindi nella messa a punto dei sistemi di irrigui bisogna prendere in considerazione questo tipo di processo. Altre, sempre nello studio della gestione dell'acqua, altri approfondimenti, che qua c'è non soltanto, sono quelli relativi al flusso di carbonio nel sistema risicolo, confrontando appunto situazioni in cui c'è la sommersione, ma la sommersione non è presente.
Questo è molto importante perché, come ho detto prima, per il discorso di mitigazione è uno stock molto importante, quello del carbonio del suolo, e quindi bisogna tenere conto di quello che succede e anche delle possibili potenzialità di mantenimento o addirittura di accumulo del carbonio nel suolo. Altre due attività solo da accennare sono appunto quella relativa al fatto di utilizzare la modellistica per fare analisi di scenario sul lungo periodo sul contenuto del carbonio nel suolo, che sono temi su cui si lavora moltissimo anche altri istituti di ricerca nel CREA, e anche sulla microbiologia del suolo e sui microrganismi. Un altro aspetto molto importante relativo ai sistemi risicoli sostenibili sono appunto gli approfondimenti che vengono fatti, gli studi su questi sistemi. In particolare, qui voglio accennare a un progetto che si è appena concluso, che è il progetto di Residual System, che ha studiato la risicoltura biologica. È stato un progetto molto grande, quindi con tanti articolati in tantissime attività. Qui vorrei solo citare alcuni aspetti che appunto riguardano il tema di oggi, cioè la valutazione di agrotecniche e risicoltura biologica, che adesso vedremo. La sostenibilità agronomica e come ambientale e come può essere stimata, e infine lo sviluppo e valutazione di prodotti diciamo per ridurre gli input chimici. Per quanto riguarda la valutazione delle agrotecniche sostenibili, il progetto appunto era sul riso biologico. Mi premeva però sottolineare come ovviamente molte delle pratiche che sono state studiate riguardano questi concetti di cui abbiamo parlato, dei relativi all'adattamento e alle possibilità di mitigazione. In particolare l'introduzione di nuovi apporti di carbonio, oppure attraverso ad esempio sovescio o cover crop, l'inserimento di altre colture a rotazioni per permettere anche un maggiore adattamento del sistema, e poi altre pratiche tipo minima lavorazione, agroforestry e riduzione di input chimici, che appunto sono, oltre che servire all'agricoltura biologica, sono comunque delle strategie di adattamento e mitigazione anche per il convenzionale. Molto importante da citare però è il fatto che, in particolare per la mitigazione, è necessario avere una quantificazione di quelli che sono, diciamo, la situazione attuale, sia come comparto che come aziende, per quanto riguarda sostanzialmente le emissioni di gas serra. Allora, qui riporto uno schema di quello che può essere, diciamo, una struttura fondamentale per quantificare e per poter, introdurre diciamo, delle nuove pratiche. Quindi, ci sono già adesso tanti diversi strumenti di calcolo, è necessario stimare delle baseline a livello aziendale, e poi sulla base di questo strumento calcolare delle nuove pratiche e valutare effettivamente che possano essere efficaci dal punto di vista della mitigazione ai cambiamenti climatici. Ultime due temi di attività di ricerca solo citate per completezza, ovviamente non si può presentare tutto quanto, ma che assolutamente sono degli aspetti fondamentali per quanto riguarda questa tematica, cioè quello che sono lo sviluppo di nuovi fertilizzanti e biostimolanti, ovvero quindi per quanto riguarda i concimi per tutti quanti. Cosa vuol dire biostimolanti? Invece sono questi nuovi prodotti che adesso anche sono all'interno, diciamo, della nuova normativa europea, e che ad esempio noi abbiamo fatto dei approfondimenti sui microrganismi e che possono effettivamente aiutare sia nella direzione dell'adattamento che della mitigazione. In che modo? Sostanzialmente sono fattori produttivi molto importanti ai fini di ridurre l'uso degli input, ridurre le emissioni, in particolare di protossido di azoto, e anche, per quanto riguarda i biostimolanti, aumentare la tolleranza agli stress abiotici, quindi quelli dovuti alla carenza d'acqua e quelli dovuti agli stress termici. Un altro tema di ricerca molto importante in questo ambito qui è, diciamo, come tematica molto generale, importante, che sono i temi legati alla meccanizzazione, all'agricoltura di precisione e alla produzione e all'utilizzazione energetiche nel settore risicolo. Sono state fatte diverse attività dal CREA negli anni,
E anche in questo caso qui l'obiettivo per quanto riguarda gli strumenti di mitigazione dei cambiamenti climatici sono quelli di ridurre gli input chimici, di ridurre le emissioni, di ridurre l'uso di combustibili fossili e di mantenere la sostanza organica del suolo, quindi il pool di carbonio. Concludo dicendo quindi, ricapitolando un po' le cose che abbiamo detto, quindi noi sappiamo il contesto da cui partiamo è che i cambiamenti climatici sono la principale sfida per il settore primario in questo momento, ma non solo, ma per tutta la società, e che questo però riguarda sia il fatto di lavorare sul tema dell'adattamento che sul tema della mitigazione, quindi della riduzione dell'emissione dai sistemi produttivi. Un altro aspetto che non ho potuto introdurre è quello del contesto anche appunto, di transizione che si sta vivendo. Per quanto riguarda il comparto agricolo, già nella precedente PAC diciamo, il tema del clima era all'attenzione attraverso condizionalità green e altro, e adesso è diventato assolutamente centrale e prioritario attraverso Green Deal, Farm to Fork, ecoschemi, e anche ci sono le possibilità che diciamo, arrivano dal settore anche privato, che sono quelle dei carbon credits. Tutto ciò detto per dire che quindi c'è effettivamente necessità, ma anche l'opportunità di azioni immediate che però siano efficaci, cioè che effettivamente vengano tradotti in un risultato concreto e quantificato, anche valutando i rischi, diciamo così, di perdita di carbonio da altre parti e soprattutto tanto impatto, cioè che permettano in fretta, perché si è andati agli obiettivi a scadenza molto breve, 2030, di arrivare a risolvere il problema, quantomeno contenerlo. Ecco, quindi mi premeva concludere dicendo che per aiutare questa transizione, come dicono anche adesso, sicuramente è necessario valorizzare i risultati della ricerca nostra, ma come insomma, a livello nazionale, internazionale, e poi anche e soprattutto le metodologie della ricerca. Nel senso di effettivamente essere in grado di verificare e controllare in un processo continuo quello che sono le pratiche che vengono introdotte e valutare quanto effettivamente possano essere efficaci. Volevo ringraziare i colleghi che ovviamente si sono attività di ricerca pluriennali, quindi hanno riguardato molti centri del CREA, molti ricercatori, colleghi, in particolare ringrazio i colleghi passati e presenti del CREA CIDI Vercelli. Grazie per l'attenzione. Grazie. Vorrei introdurre con piacere il dottor Luigi Tamburini, che è responsabile di sede CREA-DC di Vercelli, che ci parlerà, anzi, ci farà, ci mostrerà come RISO tra biodiversità e innovazione possa superare le sfide della, diciamo, per le varietà in Europa, presentando le varietà 2006 a 2022. Prego, Luigi. Grazie. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Facciamo una cosa un pochino diversa dalla famiglia. Parto dal 2005. Nel 2005 io pubblicai questo libro, che forse molti di voi conoscono, in collaborazione con l'allora Dow AgroScience, sulle varietà di riso coltivate in Italia, caratteristiche e criteri di scelta. Questo libro parlava delle 60-65 varietà che erano allora coltivate in Italia ed ebbe un successo, posso dirlo, strepitoso, oltre 3.000 copie andarono esaurite nel giro di pochissimo tempo. Da allora, sia con i miei collaboratori, sia con prima Dow e poi attualmente Corteva, abbiamo sempre pensato di aggiornare questo libro, di portare avanti questo progetto, anche aggiornandolo non solo come varietà, ma anche dal punto di vista della tecnica, di risicoltura e di altri aspetti. E finalmente, dopo 15 anni, siamo riusciti e lunedì 21
presenteremo il nuovo libro, quindi le varietà del riso coltivate in Europa, non solo in Italia, ma in Europa, caratteristiche di scelta, tutto quello che è stato presentato e scritto nei vari registri dal 2006 al 2021. Quest'opera è un'opera che vede la partecipazione mia e dei miei stretti collaboratori qui di Crea vicini Vercelli ed è stato finanziato, creduto in quest'opera Corteva. Per presentarvelo non posso, nel senso che la presentazione ufficiale ci sarà lunedì 21, però per stimolare un pochino la vostra curiosità e far sì che lunedì abbiate voglia di collegarvi via streaming e vedere la presentazione, poi vi dirò anche in cosa consiste la presentazione e chi ci sarà presente, volevo trasmettervi, farvi vedere tre brevi video, 8 minuti, non di più, realizzati nei campi sperimentali che noi abbiamo qui a Vercelli qui dietro, che presentano delle immagini, secondo me, molto belle, molto interessanti e anche un po' curiose. Scusate, dal punto di vista tecnico. Ok. A seguito di questa importante funzione,
un'altra norma è introdotto l'autocertificazione da parte delle stesse filiere. Quindi certifica le stesse le filiere e l'ufficiale verifica la campione. Infine, l'ultima novità normativa riguarda le varietà di servizio. Tra le varietà locali, che ora non possono essere certificate a partire da sé. Concludendo, non so se più volte delle novità, esempio, nuova varietà. E la normativa va sempre più verso l'autocertificazione e il controllo della responsabilità di tutti e che devono certificare. Invito quindi tutti a approfittare di altri aspetti a conoscere la stessa varietà. La storia dell'agricoltura storica ed è il risultato del lavoro di tanti che hanno contribuito negli anni passati a creare le città che cerchiamo di raccontare quando e abbiamo aperto il 12esimo buona superfetti alla nostra parte a compiere il giorno e a metà del 12esimo invece per il caso di anche le zone dell'Italia con il territorio, ma fino al 1800 non avevamo delle vere e proprie varietà, ma piuttosto c'erano delle popolazioni molto grandi che erano evolute in risposta all'ambiente e che venivano chiamati. Fatti variando e io decido di sapere che può più fare una parte. Questi primi episodi tengono conto il punto dell'attività di miglioramento in Italia, porta già alla fine alla comparsa delle prime varietà di riso di quello che c'è, come ad esempio da qui in poi la migliorazione di nuove varietà tanto che nel 2018 è migliorato da e oggi sto parlando del CREA già all'inizio del Novecento stavano alla stazione di agricoltura vengono create alcune qualità di vendita e la stazione diventò ben presto cercando di fondere le tecniche di selezione che ci permettono poi di creare rieccoci, spero di aver stimolato la vostra curiosità, per cui lunedì 21, lunedì 21 probabilmente ci sarete tutti, se riusciamo a mandare il, ecco esatto questo, e questo sarà il... la scaletta di lunedì, i saluti istituzionali saranno presentati da Gabriele Burato, che è l'amministratore delegato di Corteva, e dal dottor Stefano Vocari, che è il direttore generale del CREA. Poi ci sarà l'apertura dei lavori con il presidente Paolo Carrà dell'Interisi,
e il dottor Pio Federico Roversi, che è direttore di Difesa e Crea Difesa e Certificazione, i quattro autori, noi quattro autori, tre del Crea e uno che opera per Corteva, che presenteranno in maniera approfondita tutte le varie parti del libro, e poi ci sarà una seconda parte, una tavola rotonda, secondo me molto interessante, in cui interverranno il professor Aldo Ferrero dell'Università di Torino, che farà la recensione del libro, il dottor Paolo Diana, che è un giornalista che conoscete, che parlerà del riso dal punto di vista dei media specializzati, il dottor Massimiliano Borgia, che è l'organizzatore del Festival Internazionale del Giornalismo Alimentare, all'interno del quale avremo questa presentazione, e infine il dottor Riccardo Preve, amministratore delegato di Riso Gallo, che parlerà di riso e consumo. E le conclusioni saranno affidate al sottosegretario senatore Gianmarco Centinaio. Ci saranno anche degli interventi in video molto brevi a spot da parte di Confagricoltura, col diretto CIA, Copagri e Assemi. Il coordinamento come moderazione sarà affidato alla dottoressa Cristina Giannetti del CREA. Io con questo ho finito, vi do appuntamento lunedì 21 in streaming sul sito www.festivalgiornalismoalimentare.it e vi ringrazio per l'attenzione. Allora, siamo lì tutti nell'ultimo applauso. Adesso il programma prevede insomma, gli attori della filiera del confronto, cioè prevede penso gli interventi dalla, diciamo, dalla platea. Sì, diciamo, siamo qui, siamo contenti di ricevere qualche spunto, diciamo, dagli attori della filiera risicola, prima di passare la parola senatore che mi presenta per le conclusioni. Vuole parlare? Se si mette lì, verrà visto anche in streaming da tutti quelli che sono collegati. Bene, c'è il traffico gelato, diciamo. Ecco. Che tutti avanti con il pischetto. Sì. Anche chi è lontano da qua è il piacere di sentire. Immagino. Interviene Paolo Ferrà. Niente di più. Buongiorno a tutti, grazie per aver invitato Interisi. Saluto il senatore Centinaio, che è uomo di territorio non vercellese, ma risicolo, perché è lombardo, ma ripeto, la Lombardia e il Piemonte detengono il 92% della produzione nazionale, e a lui sempre ci rivolgevamo con il ministro Alleto, che oggi come sottosegretario con delega ai cereali, per le nostre problematiche, e il direttore Vaccari, che nel lontano 2011 mi passò il testimone nella presidenza di Ente Nazionale Risi. I temi di ricerca che oggi sono stati toccati sono dei temi non solo attuali, ma sono dei temi che anche in Interisi stiamo percorrendo appunto i temi delle resistenze sulla meccanizzazione. Una delle ultime slide, nel 2017 abbiamo iniziato un progetto e concluso il progetto di agricoltura di precisione. E non facciamo ovviamente in Interisi una concorrenza al CREA, anzi con il CREA c'è una collaborazione che non è una collaborazione degli ultimi anni, è una collaborazione che si sta ripetendo negli anni, e l'ultimo esempio è appunto il progetto Riso Biosystem sull'agricoltura biologica, sui quali abbiamo lavorato per un anno. E devo dire che il fatto di avere due centri di ricerca che portano avanti e studiano dei temi fondamentali per la risicoltura italiana è positivo, perché il confronto è sempre il motivo di una crescita. Volevo soltanto esprimere alcune considerazioni relative agli interventi che sono stati fatti. Oggi siamo nel periodo della transizione ecologica,
La parola sostenibilità è una parola che in alcuni casi forse è un po' troppo anche inflazionata, ma la resicoltura si è sempre posto il problema di come porsi nei confronti dell'ambiente. E quindi questo lo vediamo ad esempio nelle misure dei piani di sviluppo rurale. Le misure agroambientali, se noi oggi leggiamo che sono state pensate in tempi così definiti non sospetti, hanno già tutta una serie di indicazioni che vanno nei confronti di una agricoltura sempre più sostenibile. Ora si apre una grande scommessa quest'anno che deve concludersi entro il dicembre del 2021. Una scommessa che è anche un po' una scommessa al buio, perché oggi ci troviamo in un'assenza di regolamenti che disciplinano gli ecoschemi che sono stati prima ricordati e che sono un'ulteriore messa alla prova dell'agricoltura nell'ambito del rispetto dell'ambiente. Su questi temi degli ecoschemi credo che ci sia da lavorare in modo molto, molto serio. Credo anche che vi siano delle difficoltà oggettive per la resicoltura. Prima è stato ad esempio ricordato i sistemi di alternanza, irrigazione asciutta, in particolar modo anche noi abbiamo messo a punto questo processo per il contenimento delle emissioni di metano, che è uno dei problemi della resicoltura. Il problema è che molte volte i ricercatori, pur avendo trovato una soluzione ottimale, devono poi confrontarsi con quella che è la realtà del territorio. E la realtà del territorio significa una realtà legata anche alla frammentazione fondiaria, che a dir il vero per la resicoltura è forse uno dei problemi secondari, ma sicuramente quello della disponibilità idrica e del tipo di gestione idrica all'interno dei comprensori. Mettere e togliere acqua in risaia non è come mettere e togliere acqua in una vasca da bagno. Non si può togliere il tappo e non si apre il rubinetto. È tutto per, diciamo, un processo gravitazionale con l'acqua che parte da monte e arriva verso valle. Ecco, quindi questi aspetti sono degli aspetti che, a mio avviso, anche la ricerca deve tenere presente, perché altrimenti rischiamo di trovare dei sistemi adeguati che rispondono a quelle che sono oggi i dettami della sostenibilità, ma ahimè non siano applicabili o siano applicabili solo in parte. E quindi questo, anche quando in Interisi diciamo che la ricerca deve essere una ricerca applicata, intendiamo proprio dire che è una ricerca che deve essere poi utilizzata dagli agricoltori. Gli agricoltori, di cui io faccio parte come categoria, non è chiusa a prescindere sull'innovazione, sulla modernità, ed è stato dimostrato in questi anni, sia dal punto di vista della meccanizzazione e sia dal punto di vista delle tecniche culturali. Quando portavo i pantaloni corti, le tecniche culturali erano completamente diverse da quelle di oggi. Quindi, perché però ci sia una maggiore risposta, è necessario appunto che quanto viene ricercato sia quanto mai il più possibile applicabile nella realtà. Io vi saluto, grazie di avermi concesso, diciamo, la possibilità di intervenire. Grazie. Generale. Perché portare lo streaming, la stazione streaming. Buongiorno a tutti. Sono Cesare Fedeli, sono qua in rappresentanza di Coldiretti Milano Lodi Monza Brianza. Come Coldiretti desidero innanzitutto ringraziare Crea e Renato Centinaio, il direttore Baccari, per questo invito che è giunto molto gradito, ed esprimere il nostro grande apprezzamento per il lavoro di ricerca svolto da Crea
nell'ambito della risicoltura, che come è già stato detto è uno degli ambiti dei settori di eccellenza dell'agricoltura italiana, qualcosa che ci rende fieri nel mondo. Il miglioramento genetico è un argomento che mi tocca poi anche in maniera molto personale, svolgendo io attività, cioè sementiera, nell'ambito di una cooperativa, e in questo modo l'apprezzamento è doppio, perché oltre al patrimonio, diciamo, a livello varietale che abbiamo in Italia, noi abbiamo da coltivare un patrimonio a livello di risorsa umana. Sappiamo che le persone che si occupano di miglioramento genetico sono molto poche e molto ambite, e in Italia abbiamo un piccolo tesoro. Abbiamo un piccolo tesoro di persone che si occupano di queste cose. Quindi, nell'auspicare che questo lavoro venga portato avanti ancora durante gli anni, come è stato fatto e andando sempre migliorando, raccomando poi inoltre che si tenga sempre ben presente un miglioramento genetico anche oltre che della produzione, anche della qualità della granella in sé, perché se no sappiamo che altrimenti si rischia di fare un pochettino un passo di lato, nel senso, la grande innovazione è trovare delle varietà non uguali ma resistenti, ma che sappiano anche superare il testimone o la varietà, diciamo, capostipite del comparto. Quindi nel ringraziare di nuovo per l'invito e per il lavoro svolto, auguro a tutti buon lavoro. Buongiorno a tutti. Allora, io porto poche parole per testimoniare la presenza delle industrie risiere italiane. Noi siamo estremamente attenti a tutto questo lavoro che sta facendo, per me è estremamente complesso. Ma siamo attenti perché, come tutti voi sapete, noi abbiamo bisogno di tanto riso. È un mercato grande il nostro, si sta ampliando. Purtroppo in questi anni il riso italiano ha perso quote di mercato per le ragioni che tutti sapete in Europa. E i consumi sono aumentati e i segnali economici che stiamo ricevendo adesso sono di un ulteriore aumento dei consumi. Quindi sicuramente avremo bisogno di riso e averlo vicino a casa, possibilmente. E ovviamente rimpicciolirsi nelle quote di mercato significa perderlo il mercato piano piano. Quindi noi dobbiamo approfittare di questo aumento di consumo e cercare di mantenerlo e ampliarlo. Quindi siamo attenti alle dinamiche che ci sono in questo momento per la riforma della politica agricola comune, in particolare questo tema degli ecoschemi ricorrenti. Abbiamo visto 2 settimane fa alcune linee guida già indicate dal Ministero. Credo che questa settimana avremo un incontro anche con i Ferisi e i sindacati agricoli su questo argomento. Nelle linee guida indicate dal Ministero non siamo riusciti a intravedere delle indicazioni particolarmente utili per il settore. C'è qualche cosa sull'agricoltura di precisione, che però interessa chiaramente tutti quanti. C'è qualche cosa sull'utilizzo dell'acqua, ma per colture non produttive. Quindi a questo punto, vuol dire, ci aiutiamo chi conserva l'acqua per colture non produttive, e poi qui noi dobbiamo pagare l'acqua per coltivare lì, bisognerebbe non far pagare l'acqua agli agricoltori. Però qui si inserisce un altro tema, che è quello abbastanza controverso e che il quale vorrei avere delle risposte: questo diffondersi della cultura nell'asciutta, cosa dobbiamo puntare? Dobbiamo puntare sulla sommersione o dobbiamo puntare sull'asciutta? Questo è un punto di domanda che non avrei altro, grazie. Grazie.
Ma molto brevemente, per lo stesso, il Centro Nazionale di Coop Agricoltura, io anche di Natale Ebrea, che il lavoro che fa, e il senatore Gentinaio, la sua costante presenza e vicinanza al settore agricolo in generale e economico in particolare. Ci tenevo a portare a saluto di Coop Agricoltura, in questa sede, il lavoro della ricerca, e il compagricoltore ritiene che la ricerca sia fondamentale per tutta l'agricoltura, il settore agricolo per il settore del riso. E quindi non si può che applaudire a queste iniziative che lei ha svolto da tanto tempo. Fa piacere sentire che ci sia una collaborazione attiva con entrambi. Anche noi, come compagricoltura, siamo abbastanza preoccupati dal ritardo con cui si sta lavorando su questi temi. Le prime proiezioni che abbiamo visto non sono sinceramente molto soddisfacenti. Sappiamo che speriamo che ci sia ancora tempo per intervenire, per migliorare, per fare qualche cosa veramente utile agli agricoltori italiani. Il riso, dalle analisi che abbiamo fatto sull'applicazione di questa nuova PAC, sarà probabilmente uno dei settori che sarà più danneggiati in questa applicazione della nuova PAC. E siamo veramente stupiti che l'Unione Europea non abbia fatto una valutazione di impatto su quali saranno appunto le conseguenze di questa riforma sul settore agricolo italiano e in questo caso paesino. Quindi ci attendiamo veramente che il nostro ministro, il nostro ministero riescano a difendere gli interessi dell'agricoltura italiana e in particolare della resicoltura, che ripeto, temiamo che sarà uno dei settori più danneggiati da questa riforma se non verranno presi velocemente bene. Grazie. Delle conclusioni, perché cambio, come diceva il presidente Carati, sono portati in vantaggio considerare la questione. La gestione d'auto è tanto importante, che sono molto limiti, sono importanti, quindi se io non ce l'ho fra vista, c'è un tema anche della sovversione. Magari potrebbe portare il video verso un intervento, pensare un elemento delle superfici, diciamo dove l'acqua che sta un pochino per un problema rilevante rispetto a concludo se Paolo mi ha raccontato un po' su questo. Ci diamo le conclusioni. Ringraziamo veramente anche per il centinaio del lavoro che ci ha fatto per chiudere questo incontro. Innanzitutto grazie a voi e grazie al CREA per questi momenti di confronto, perché io ritengo che sia utile fare spesso il punto della situazione tra quella che è la ricerca scientifica e quindi il grande lavoro che sta facendo il CREA e che ha fatto e che fa in questi anni, e poi chi deve alla fine deve prendere le decisioni a livello governativo e quindi le decisioni politiche. Qui ringrazio anche la presenza dell'onorevole Maggioni, che l'onorevole del territorio, arriva dalla Lomellina, che da noi in provincia di Pavia è terra di riso. E quindi quando c'è la ricerca scientifica, e quindi la ricerca scientifica ufficiale, quel grande lavoro che fa il CREA, la politica, le associazioni di categoria, interisi e poi il mondo del riso in questo momento, ci si confronta su quello che deve essere il risultato finale che tutti noi dobbiamo portare a casa. Non è Gianmarco Centinaio a doverlo dire, il riso fa parte della storia, della tradizione del nostro paese, il riso fa parte della storia e della tradizione di questo territorio. Penso a Vercelli, penso a Novara, penso a noi in provincia di Pavia, penso ad altre realtà del nostro territorio, del nostro paese. E quindi sempre di più il riso deve essere considerato come uno dei prodotti dell'agroalimentare italiano su cui porre sempre più attenzione. Vero la pasta, perché comunque c'è una parte di paese che
è sempre stato sui cereali, quindi sulla pasta, ma è altrettanto vero che il riso diventa e lo è sempre di più uno dei prodotti che è stato detto anche prima dal rappresentante delle industrie risiere, sempre più uno dei prodotti che è sulla nostra tavola, sulla tavola degli italiani, ma sulla tavola dei cittadini europei, e quindi c'è sempre più bisogno di riso. L'attenzione che c'è al riso, soprattutto in questi anni, è un'attenzione anche, oltre alla quantità di cui si è parlato, anche alla qualità, perché il riso non è più quel prodotto come veniva utilizzato una volta. Sì, c'è il riso, oltretutto c'è il riso, o poteva essere considerato anche uno dei condimenti, uno dei prodotti che erano a margine del pranzo o della cena, ma sta diventando sempre più uno dei piatti di forza di tanti chef e di tanti ristoranti stellati che ci sono nel nostro paese. E quindi c'è sempre più bisogno, c'è sempre più attenzione a un prodotto che sta diventando sempre di più protagonista per quanto riguarda la nostra cucina e il nostro agroalimentare. E quindi l'obiettivo su cui dobbiamo ragionare, dobbiamo lavorare, è sempre di più a un prodotto di quantità, vero, perché comunque ce n'è bisogno e va bene, e meglio, e mi piace sentir dire che c'è bisogno di prodotto di vicinato, anziché andarlo a prendere dall'altra parte del mondo, Cambogia e Birmania ci raccontano, ma c'è bisogno di un prodotto di qualità, e quindi la qualità che viene data soprattutto da che cosa? Dalla ricerca scientifica, da tutto il lavoro che state facendo, da tutto il lavoro che avete esposto in questo momento, permettere al mondo agricolo, permettere agli agricoltori di produrre un prodotto di qualità facendo meno fatica, rispondendo a quelle che sono le avversità legate al a batteri, virus, eccetera, ma legato sempre di più anche a un prodotto che possa dare quella risposta a quello che ci sta chiedendo in questo momento l'Europa, cioè un'agricoltura sempre più attenta all'ambiente. Io su questo argomento mi sento un po' nervosetto, lo dico molto onestamente, nervosetto per il semplice motivo che sembra che il mondo agricolo non abbia rispettato l'ambiente, sembra che, perché oggi si parla solo, quando si parla di ambiente, si parla solo dell'agricoltura che deve rispettare l'ambiente. Vero, giusto, e bisogna sempre dare risposte sempre più importanti, deve essere un'agricoltura sempre più ecologica, sempre più biologica, sempre più riguardo a quello che sono le richieste che ci arrivano dall'Europa. Ma altrettanto vero che l'Europa però non tiene conto di una cosa, che l'agricoltura italiana già le sta facendo e già in passato ha fatto dei grandissimi passi da gigante per rispettare quello che è l'ambiente. L'agricoltore come tutela, come persona che tutela l'ambiente, come persona che è il fautore e il curatore di quello che è l'ambiente circostante, inteso non solo come paesaggio, è un ragionamento che nel nostro paese stiamo già facendo da anni. E se a questo ci aggiungiamo il fatto che la ricerca scientifica, e qui ringrazio ancora una volta il CREA, continua a lavorare per dare una mano, per aiutare, per permettere ai nostri agricoltori di essere al passo con i tempi, io penso che il ruolo dell'Italia in Europa, il ruolo dell'Italia nel mondo agricolo sia un ruolo all'avanguardia rispetto agli altri paesi europei. E di conseguenza continuo a pensare una cosa, e lo penso sempre di più, che quando si parla di New Deal, quando si parla di tutela dell'ambiente, quando si parla di valorizzazione dell'ambiente, quando si punta il dito nei confronti del mondo agricolo, io faccio sempre un ragionamento che molto spesso chi punta il dito non fa parte del mondo agricolo, chi punta il dito magari arriva da altri mondi. E la domanda che faccio è: gli altri mondi della produzione, ma gli altri mondi della società italiana ed europea, stanno facendo gli stessi sforzi che sta facendo l'agricoltura a tutelare l'ambiente, o si punta il dito nei confronti della cascina di turno senza pensare che la tangenziale ovest di Milano all'ora di punta inquina molto di più che la cascina su cui si è puntato il dito? Io faccio questa domanda, la faccio non perché sono qui, me la sto facendo da tempo. Inquina di più il trattore dell'agricoltore o inquina di più il SUV del mio vicino di casa che porta il figlio a scuola a 100 metri di distanza perché poverino il bambino non deve rovinarsi le scarpe che ha tentato il termometro? No,
Questo è il problema, e quindi purtroppo molto spesso le opinioni, no? I cosiddetti opinion leader arrivano da settori diversi dal nostro, e i cosiddetti opinion leader parlano agli organi di informazione, in televisione e ai convegni senza esattamente sapere di che cosa stanno parlando. Io dico, vero che bisogna consumare meno acqua, vero, perché purtroppo siamo in una zona dove i dati della ricerca ci dicono che purtroppo la situazione è una situazione molto preoccupante. È altrettanto vero però che nostro compito, compito di Gianmarco Centinaio, ma compito di tutti noi, deve essere quello di far passare il messaggio che noi buona parte di questo lavoro già lo stiamo facendo, perché se siamo qui a domandarci se è meglio coltivare in asciutta o se è meglio coltivare secondo un metodo tradizionale, vuol dire che questo dibattito lo si sta facendo indipendentemente da quello che ci sta dicendo a livello europeo. È un dibattito che stiamo facendo noi, che sta facendo questo settore, perché vuole essere sempre più efficiente ed efficace per dare risposta non all'Europa, per dare risposta ai produttori, perché questo deve essere, far sì che i produttori possano lavorare nel migliore dei modi. Compito nostro e compito mio è quello di far sì che ci sia il rispetto dell'ambiente, ci sia il rispetto del consumatore finale, from farm to fork, come se l'agricoltore non pensasse alla sua azienda agricola e non pensasse al consumatore. Anche questo penso che sia veramente, se lo sono inventati in Europa, mi spiace doverlo dire, perché io sfido qualsiasi agricoltore, parlare con qualsiasi agricoltore e non penso che ce ne sia uno che mi dica voglio produrre delle schifezze da mandare sulla tavola del consumatore finale, presumo, no? E quindi il lavoro che dobbiamo fare è quello di permettere, agevolare che ci sia sempre più tutela dell'ambiente. Però, contemporaneamente, oltre alla tutela dell'ambiente, io voglio che ci sia anche la tutela dei produttori. Perché se andiamo avanti a tutelare l'ambiente e non tuteliamo i produttori e non tuteliamo gli agricoltori, io la domanda che ho fatto e faccio in più di un'occasione ai cosiddetti opinion leader è: ma se non ci fossero gli agricoltori italiani, che ambiente avremmo? Punto di domanda. Grazie. Allora, ringraziando veramente tutti i presenti e soprattutto i ricercatori del CREA, e vorrei dire che ho sempre l'occasione per vedere, per mettere in contatto direttamente i ricercatori con il mondo produttivo. E in un intervento che ha detto c'è un patrimonio umano, anche patrimonio umano della ricerca, sono i nostri ricercatori che veramente sono portatori straordinari di sapere, dobbiamo coltivare anche loro, perché possono. Quindi grazie a tutti, l'idea era portare a disposizione del mondo agricolo, e sul sito del CREA trovate un report che CREA elenca tutte le ricerche, comprese quelle del riso, con anche i riferimenti dei ricercatori che le hanno fatte. Grazie a tutti veramente. Quando pare che si fa l'auto del video, però prima pezzo.